Il rapporto tra questi benefici dice che mettendo sul piatto della bilancia le tasse che pagano gli stranieri e i servizi di spesa pubblica che ricevono, il saldo è attivo di circa 3 miliardi all'anno. L'aspetto demografico, la struttura demografica della popolazione straniera è tale per cui gli immigrati sono prevalentemente in età lavorativa e quindi hanno un basso impatto sulla spesa pubblica, quindi sostanzialmente sulle pensioni e sulla sanità. Hanno un impatto molto basso, quindi per questo sono contribuenti attivi, lavoratori e producono circa l'8,6% del PIL. È una risorsa fondamentale data dalla manodopera straniera anche in momenti di crisi.